partita. Potevamo e dovevamo sicuramente ripartire di più perché c'erano gli spazi, perché c'era la profondità per poterlo fare. La cosa importante è che comunque abbiamo reagito subito, non ci siamo battuti, e in un momento così credo che sia stato un segnale importante che la squadra ha dato. Abbiamo subito il gol, abbiamo ripreso a giocare, abbiamo ripreso a lottare, abbiamo ripreso ad attaccare un po' di più, forse ci siamo passati troppo per quello che riguarda nella gestione del risultato, ma è altrettanto vero che abbassandosi poi dopo ti crei un po' più di spazio, e per i giocatori veloci che avevamo forse ci stava anche di fare così. In parte hai già risposto, perché credo che dal punto di vista atteggiamento e prestazione, voglia di aiutarsi sul campo, sia arrivata una bella risposta, quindi volevo sapere la tua su questo argomento. E la seconda, comunque, la qualificazione al primo posto contro un anticipo, se non ricordo male, credo che la Lazio in Europa League non avesse mai raggiunta, quindi che cosa può significare sia per il fatto di andare a giocare comunque una partita senza l'asilo del risultato in Francia e anche per il futuro del torneo. Ma ripeto quello che ho detto in precedenza, sicuramente è stata una buona prestazione, sicuramente, e che dobbiamo dare continuità, e che sappiamo che non può essere solamente una partita a dirci che abbiamo passato un momento delicato, che abbiamo superato un momento difficile, che abbiamo rimesso a posto tutte le cose. Dobbiamo assolutamente insistere, dobbiamo dare delle risposte con continuità, facendo tutto il lavoro che abbiamo fatto stasera, perché stasera la squadra ha lavorato la squadra. Questo è quello che chiede la squadra, e questo è quello che la squadra dovrà fare anche in futuro. Poi il fatto di aver superato il turno con la giornata d'anticipo, c'è sempre il rammarico di aver subito quel maledetto gol al 93esimo, altrimenti avremmo vinto meritatamente tutte le partite. Però questo è sicuramente un buon aspetto, anche perché il mese di dicembre che ci aspetta è molto pieno di impegni, avremo anche un turno in Coppa Italia, quindi andare a giocare una partita senza l'assillo del risultato è sicuramente importante. Il passaggio del turno da primo nel girone è un'altra situazione che volevamo, quindi questa adesso l'abbiamo conquistata. Però adesso grande attenzione, grande concentrazione al campionato, perché è lì che dobbiamo fare meglio. Morris ha chiesto un permesso che non gli è stato concesso e ha lasciato il ritiro senza permesso, quindi sicuramente la società prenderà provvedimenti. .22:14 il nido delle aquile su Radio Roma Futura. Riprendiamo il nostro viaggio nella polisportiva più grande d'Europa, che è nata il 9 gennaio del 1900, e abbiamo avuto nelle settimane scorse i rappresentanti della pallanuoto, del rugby, del softball, del baseball, del footgolf. E questa sera abbiamo il piacere di avere in linea con noi Sergio Corsini, presidente e giocatore della Lazio Calcio Gaelico. Buonasera Sergio Corsini. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, Marco, Andrea, inutile che adesso facciamo gli splendidi, diciamo, noi conosciamo benissimo il calcio gaelico. Io la prima volta che l'ho letto è stato un mesetto fa, che ho letto che c'era, mi sembra, un evento al Tre Fontane, e appunto sono venuto a conoscenza che nella polisportiva Lazio c'è pure il calcio gaelico. Sono andato a cercare delle informazioni e ho visto che comunque già la data in cui il calcio gaelico è entrato a far parte della polisportiva è una data significativa, perché è il 9 gennaio 2015, che è stato proprio il 115esimo anniversario appunto della fondazione della Società Sportiva Lazio. E nello stemma è costituito da una croce celtica irlandese sormontata da un'aquila dorata ad ali spiegate.
all'interno della Croce campeggia il motto della polisportiva che abbiamo ricordato più volte, che con la concordia le piccole cose crescono, e nello stemma è presente pure la mano rossa, che è il simbolo dell'Ulster, che è, da quanto leggo, è un omaggio a Christopher Taggart, che è stato il fondatore poi della squadra da cui poi è nata la Lazio. E calcio gaelico, una combinazione tra calcio e rugby. Sergio, magari puoi spiegarci un po' meglio come insomma il calcio gaelico. Sì, assolutamente, cercherò di essere più schematico, più comprensibile possibile. Innanzitutto il calcio gaelico, che possiamo anche chiamare Gaelic Football, che è il suo nome originario, lo sport nazionale irlandese, uno sport di antichissima tradizione. E parto subito col dire che quello che giochiamo in Europa c'è una piccola differenza col calcio gaelico in Irlanda, perché in Irlanda si gioca in 15 giocatori per squadra su campi che sono lunghi circa 150 metri e larghi 90, ovviamente non avendo a disposizione questi spazi in Europa è permesso dalla federazione giocare in 11 su campi da rugby o da calcio. Mm-hmm. Abbiamo detto in due parole che è una via di mezzo tra il calcio e il rugby. Vado a spiegare brevemente le regole. Le porte, infatti, esattamente la porta sembra un ibrido tra una porta da calcio e una porta da rugby, perché c'è una sezione inferiore protetta da un portiere. La porta è larga 6 metri e mezzo e alta 2 e mezzo. Se si segna un gol vale 3 punti. Però i pali della porta proseguono verso l'alto come l'H del rugby, ed è possibile tirare sopra la traversa per segnare un punto. Generalmente le squadre nelle prime fasi di gioco cercano sempre di ottenere più punti possibili sopra la traversa, poi con piano piano evolvendo il gioco, aprendosi gli spazi, si riesce anche a fare dei gol. Il pallone, che è un pallone tondo, leggermente più piccolo e più pesante del pallone da calcio, si porta con le mani. Ogni quattro passi bisogna effettuare una giocata, che può essere un palleggio a terra, ma non due volte di seguito, o un palleggio sul piede, che si chiama soloing, è un movimento particolarmente tecnico che caratterizza questo sport, oppure si passa a un compagno colpendo il pallone o di pugno o di piede, quindi non si può lanciare come se fosse un pallone da basket, oppure come ovviamente si tira verso la porta, e il pallone viene tirato come quando il portiere di calcio fa un rinvio, quindi dal pallone in mano si lascia cadere sul piede per tirare, o teso verso la porta o alto sopra i pali. Sì. Come si toglie? Qual è diciamo, per non fare, ci stanno i falli, no? Assolutamente sì. Per non fare fallo, per togliere la palla agli avversari, qual è la soluzione? Allora, per quanto riguarda i tackle, è meno fisico del rugby, ma leggermente di più del calcio. Partiamo da dire quello che non si può fare: non si può placcare un avversario usando tutte e due le braccia. Non si può spingere un avversario, non si può ovviamente tirare la maglietta. Quello che si può fare è colpirlo spalla contro spalla e con una mano cercare di, diciamo tra virgolette, smanacciare il pallone per farlo perdere agli avversari. Cioè, da dire, ecco, che il calcio gaelico è uno sport che a livello di regolamento lascia molta interpretazione agli arbitri. Infatti anche queste regole che ho detto ti possono sembrare piuttosto vaghe. In effetti è proprio così, il lavoro dell'arbitro è piuttosto difficile per stabilire i contatti, e infatti si vede anche poi molta differenza anche tra categorie e livelli. Per esempio, se vedi una partita in Irlanda vedrai molti più contatti e molta più fisicità rispetto alle partite che noi giochiamo in Europa nei nostri campionati. Il campo d'allenamento qual è? Come, scusa? Il campo dove vi allenate? Noi ci alleniamo al Tre Fontane, all'Euro, in Tre Fontane, sì. 5, il campo che è gestito dalla nuova Rugby Roma. Questo. Sì. Leggevo che ci siete tornati da poco. Sì, ora in quell'impianto c'è stata una situazione legale di cui ovviamente non voglio entrare nel merito,
tra le società di rugby che lo gestivano, tra, prima c'era la Rugby Roma Club, ora c'è stato questo avvicinamento con la nuova Rugby Roma. Diciamo, quindi negli ultimi 3 anni abbiamo sempre giocato lì sotto la gestione del Rugby Roma Club. Quando c'è stato questo passaggio ci sono stati dei lavori, delle ristrutturazioni, quindi ci siamo spostati su un campo da calciotto che andava comunque bene allo scopo, ma per il tipo di allenamento che serve a noi per allenarci a tirare sopra la traversa, di certo non è adeguato quanto un campo da rugby, che è la cosa migliore, per, ovviamente, non avendo a disposizione le porte e i campi da calcio gaelico. E a quale campionato partecipate? Allora, come parlavo di campionati europei, di fatto faccio questa premessa che in Italia in questo momento siamo solo 3 squadre, esistiamo noi e poi esiste la squadra di Padova e di Rovigo, è uno sport che sta sicuramente agli albori. Al contrario, in Europa è molto, molto sviluppato, c'è una federazione che è una branca della GAA, che è la Gaelic Athletic Association, che ha sede in Irlanda, c'è la branca europea, diciamo tra virgolette la UEFA del calcio gaelico, che suddivide il continente in regioni, in divisioni. Noi facciamo parte della regione centro-sud-est, che comprende, oltre alle squadre italiane, le squadre tedesche, che sono Monaco, Berlino, Augsburg, le squadre austriache, c'è Vienna, e poi esiste una squadra a Varsavia, una squadra a Praga, ora sicuramente me ne sto dimenticando qualcuna, comunque siamo più o meno 10-12 squadre in questa divisione. I nostri campionati hanno un format particolare, che sicuramente è per venire incontro alle difficoltà che se no avremo nel fare questo tipo di viaggi. Durante l'anno vengono organizzati 3 tornei di questa, 3 tornei regionali, che si esauriscono in una sola giornata, quindi sono composti da mini partite da 10 minuti per tempo, mentre generalmente una partita vera di calcio gaelico dura 2 tempi da 30 minuti. E quindi in tre occasioni, ad aprile, maggio e giugno, tutte le squadre si recano in una città che è appunto sorteggiata per ospitare il torneo. In un giorno si effettua questo torneo, al termine del quale c'è un vincitore e si guadagnano dei punti in base al piazzamento. Dopo di questi 3 tornei servono, oltre ad esserci 3 campioni dei singoli tornei, in base ai punti guadagnati, sicuramente c'è un campione regionale, e poi dopo l'estate vengono, tra ottobre e novembre, vengono giocati i cosiddetti paneuropei, che sono dei campionati, di un torneo dove convergono tutte le squadre di Europa. E in quel caso sì, per vincere il titolo ovviamente di campione d'Europa di calcio gaelico. Questa è la nostra attività ufficiale. Ok, quindi è in corso quello di quest'anno? No, mai detto, si gioca? È terminato da poco. Perché come detto, ad aprile, maggio e giugno questi tornei regionali dove poi abbiamo giocato a marzo, a Monaco, ed è stato appunto il nostro primo torneo da quando abbiamo avuto questo passaggio, da quando di fatto è nata la Lazio Calcio Gaelico, ed è stato anche un ottimo risultato, ci siamo piazzati sesti su dieci squadre. Poi il mese dopo, per motivi organizzativi, non siamo riusciti a partecipare alla trasferta a Vienna, abbiamo invece partecipato al torneo di Padova di giugno, dove siamo arrivati quinti. Quarti, siamo arrivati in finale, terzo e quarto posto, ci siamo giunti quarti, quindi anche lì è stato un piazzamento di rispetto. E invece a novembre, ad ottobre, siamo andati a giocare i paneuropei a Vienna. È stata per noi in assoluto la prima esperienza di questo genere, perché neanche in passato, quando appunto la squadra si chiamava comunque Gaelic Football Club, non eravamo mai riusciti a partecipare a questo tipo di torneo. Siamo riusciti a vincere 2 partite, c'è un sistema di classifiche diverso, comunque
non siamo riusciti a piazzarci nella classifica finale. Ah, ok. È stata comunque un'occasione per giocare contro squadre da tutta Europa, quindi una buona soddisfazione.